Questa è la prima parte di un corso online su JOSM organizzato dalla comunità piemontese di OpenStreetMap Italia. Il relatore è Andrea Musuruane. Vabbè, come si fa a inserire i dati dentro OpenStreetMap? Si usa un editor. Noi questo corso lo faremo su JOSM, che è il secondo editor che è elencato, che è quello che normalmente viene utilizzato dagli utenti esperti. Vediamo innanzitutto cosa sono le primitive dati. Cioè, sono quelle primitive, sono quelle cose, quelle forme geometriche su cui si basa OpenStreetMap. La primitiva più semplice è il nodo. Il nodo non è nient'altro che un punto nello spazio, quindi che ha delle coordinate ed è un punto. Poi vedremo anche su JOSM come fare a inserire un nodo. Adesso quello che è importante è che voi apprendiate questi concetti. Il secondo tipo di primitiva è la way. La way non è nient'altro che una lista ordinata di nodi, quindi un nodo dietro l'altro in sequenza. Se la way è chiusa, quindi l'ultimo nodo e il primo coincidono, a questo punto rappresentano un'area. Il terzo tipo e ultimo tipo di primitive dati è la relazione. La relazione non è nient'altro che un elenco di primitive, quindi un elenco di way o di nodi, incluse altre relazioni, o anche di altre relazioni, quindi. Le vedremo poi più nel dettaglio le prossime volte, ma sappiate già da oggi che servono per rappresentare delle caratteristiche complesse che solamente con nodi o con way non si riescono a rappresentare. Ogni primitiva dentro OpenStreetMap ha un suo identificativo e quindi la prima volta che verrà messa dentro OpenStreetMap gli verrà assegnato un numero che lo identificherà per tutta la sua vita dentro OpenStreetMap. E ogni primitiva ha anche una sua storia. Vuol dire che ogni volta che qualcuno andrà a fare delle modifiche a questo oggetto, verranno registrate e verrà fatta una nuova versione di questo oggetto. Anche questo poi lo vedremo dopo nel dettaglio. Però solamente le forme geometriche servono a poco. L'altra cosa che bisogna fare è, oltre a disegnare nodi o way, è associargli delle etichette. Quindi a ogni primitiva dovremo associare delle etichette o dei tag, come vengono chiamati in inglese, e questi tag sono nel formato chiave-valore. Non ci sono limiti sulle chiavi-valore che si possono dare e le chiavi-valori possibili sono però scelti dalla comunità per rappresentare meglio la realtà. Vabbè, poi lo vedremo dopo anche questo. Una delle regole fondamentali è che non si applicano delle etichette perché ci compare l'icona bella che ci piace, no, si mettono le etichette che servono per rappresentare nella realtà la cosa che vogliamo rappresentare. L'ultima cosa che vi dico prima di passare ad altro è che, come vi accennavo prima, c'è un insieme minimo e standard che appunto viene scelto dalla comunità di chiavi e di valori. Queste chiavi e valori sono descritti nella wiki di OpenStreetMap, a cui dovreste fare riferimento ogni volta che avete dei dubbi su come si può inserire una cosa. Giusto per fare alcuni esempi, le strade ad esempio sono scritte dalla chiave highway e alcuni valori possibili possono essere motorway che rappresenta un'autostrada, primary che rappresenta una strada di importanza nazionale, secondary una strada di importanza regionale e così via. Le strutture di servizio sono descritte ad esempio dalla chiave amenity e i valori possibili possono essere hospital per indicare un ospedale, restaurant per indicare un ristorante, caffè per indicare un bar, drinking water per indicare una fontanella, eccetera. La
Chiave name invece è indicata per usare il nome dell'oggetto. Ad esempio, se vogliamo scrivere che l'ospedale è l'ospedale di Biella, giusto per fare un esempio. Quindi scriveremo ospedale di Biella o come si chiama. Qua invece c'è un esempio che poi vedremo nel dettaglio come fare in JOSM di primitive e di tag associati. Quindi abbiamo un nodo a cui sono stati associati quattro tag. I tag sono address city uguale a Torino, address house number uguale a 8C, address postcode uguale a 10.123, address street via Po. Questo non è nient'altro che un numero civico di Torino. Il secondo invece è un array, quindi è un elenco ordinato di nodi a cui all'array sono state date le seguenti etichette: highway secondary per indicare che si tratta di una strada di importanza regionale e il name che è Corso Vercelli. L'ultimo esempio che facciamo è un'area, quindi come vedete è un array dove il primo e l'ultimo nodo coincidono, a cui è stato date come etichette amenity place of worship, che sarebbe un luogo di culto, Building Cathedral, che ci indica che l'edificio è una cattedrale, Religion Christian e Denomination Catholic, che indicano che si tratta di una chiesa cattolica, e il nome Cattedrale di San Giovanni Battista. Va bene, adesso passerei direttamente a illustrarvi invece. Se qualcuno non l'ha ancora, su come si può registrarsi, un utente può registrarsi su OpenStreetMap. Quando voi vi collegate, dato che è obbligatorio avere un account su OpenStreetMap per riuscire a inserire dei dati. Quando accedete a www.openstreetmap.org, compare questa voce in alto a destra che chiamata registrati, voi ci cliccate sopra e vi compare una maschera per potervi registrare. Dovete soltanto inserire l'indirizzo di email, confermarlo, indicare qual è il nome con cui voi volete essere riconosciuti su OpenStreetMap, che può essere anche cambiato in futuro, e la password per accedere. Infine, per poter installare JOSM dovete avere sul vostro computer, dovete aver installato Java. Java è un linguaggio di programmazione che è disponibile per la maggior parte dei sistemi operativi. Per poterlo scaricare e installare, se già non ce l'avete, dovete andare su www.java.com e a questo punto vi verrà fuori un elenco di file che possono essere installati sul vostro computer, quindi a seconda del computer che avete, del sistema operativo che avete, dovete installare il pacchetto relativo. Dopo aver installato Java, potete quindi passare a installare JOSM, che forse è la parte più facile di tutte. Dovete collegarvi a josm.openstreetmap.de e nella pagina principale, che è questa, trovate questa voce che è Start JOSM JMPL, che è la versione raccomandata per tutte le piattaforme che viene aggiornata mensilmente. La prima volta che volete lanciare JOSM dovete cliccare su questo link, vi comparirà una maschera simile a questa e non dovete fare nient'altro che aprirlo con Java Web Start. Una volta che l'avete aperto per la prima volta, il programma verrà aggiunto automaticamente nel menu applicazioni del vostro computer, quindi che potrebbe comunque variare a seconda del sistema operativo che usate. Dopo averlo lanciato, quando lo lanciate, quello che succederà è che comparirà questa finestra. Questa è la finestra principale di JOSM. Fate attenzione a questa pagina che compare perché qui ad esempio c'è, se usate versioni più vecchie, ad esempio c'è scritto che dovreste aggiornarlo, eccetera. Quindi vi dà un overview su tutto quello che riguardano gli aggiornamenti di JOSM. Se usate Java Web Start dovreste automaticamente ricevere l'ultima versione. Non dovreste avere altre
non dovrebbe mai succedere che voi abbiate una versione più vecchia. La prima cosa che dovete fare quando usate JOSM per la prima volta è andare nel menu Modifica Preferenze ed andare a selezionare l'iconcina con il mondo e qui dovete inserire o utilizzando OAuth o utilizzando l'autenticazione di base le credenziali che avete inserito quando vi siete registrati sul sito di OpenStreetMap. A questo punto, se l'avete inserito giù correttamente, avete fatto tutto quello che serve per poter scrivere dentro al database di OpenStreetMap. Andrea, magari segnaliamo solo che OAuth rispetto a scrivere esplicitamente utente password ci consente di essere autenticati automaticamente, cioè JOSM chiede il permesso direttamente a OSM, come stai facendo vedere, ok? Chiede direttamente a OpenStreetMap l'autenticazione e non dovete starla a scrivere in quel momento. L'utilizzo di OAuth sarebbe quello che viene consigliato. Io che mi sono registrato tanto tempo fa ho ancora l'autenticazione di base. Mentre siete qua nella schermata delle preferenze, ne approfittate per configurare anche altre cose. Innanzitutto selezionate la modalità per esperti, che la vedete qua nell'angolino in basso a sinistra, così vengono fuori tutte le opzioni possibili. Poi un'altra cosa che dovete fare, che sarà più utile più avanti, è selezionare il controllo remoto e lo trovate selezionando il tab col telecomando e poi abilitando questa voce, abilita controllo remoto. In questo modo sarà possibile caricare direttamente dentro a JOSM dei dati partendo da un sito web. Lo vedremo comunque più avanti. Un'altra cosa che dovreste fare la prima volta che configurate JOSM è andare nella sezione dei plugin, che la trovate in questo tab dove c'è una spina che si inserisce dentro a una presa, e trovate l'elenco di tutti i plugin che sono disponibili e quelli che vi consiglio di installare la prima volta, che potrebbero essere utili abbastanza presto, sono il plugin Building Tools. Il plugin, adesso trovarli che non sono in elenco, il plugin Opening Hours Editor, il plugin Utils Plugin 2 e infine il plugin Mapillary. Una volta fatte queste cose, dovreste avere configurato JOSM, insomma, diciamo almeno per qualche settimana, senza doverci tornare sopra. Una volta che avete selezionato i plugin, comunque dovete dare ok per installarli. Adesso vediamo un attimo come si compone, di cosa si compone JOSM. Di quali parti, in modo che possiate identificare le varie aree di lavoro. Sulla sinistra c'è una toolbar con determinati strumenti, e poi vediamo dopo. E poi qua ci sono altri pulsantini che permettono di abilitare e disabilitare cose del pannello di destra. Sopra avete un menu con un bel po' di voci e delle icone per le funzionalità più utilizzate. La cosa su cui vi vorrei focalizzare l'attenzione adesso è sulla parte di destra dove ci sono tutti questi pannelli. Innanzitutto
il pannello livelli, perché è possibile avere più livelli sovrapposti e poi vediamo che cosa si può mettere in questi livelli dopo. Poi abbiamo un pannello con le etichette, dove sarà lì che si potranno inserire i tag da associare a una primitiva. Un pannello relazione che ci servirà poi per le relazioni, un pannello validazione che ci servirà più avanti, eccetera, e anche l'immagine di Mapillary che non vediamo adesso. Sono tornato alla pagina come era prima, se noi creiamo un nuovo livello da file nuovo livello, compare la schermata che vedevamo prima. Questo caso possiamo utilizzare questo strumento che è il settore. La terza icona nel menu strumenti a sinistra, che è rappresentata da un segmento con due punti, e in questo modo noi possiamo andare a disegnare, ad esempio, un nodo. Questo è il primo nodo. Questo punto io disegnando nel menu etichette mettendo aggiungi. Ad esempio, noi possiamo mettere che è un bar, scrivendo Ameni di caffè. Mettendo il nome, che ne so, vabbè, Bar Italia, va bene. E abbiamo fatto il nostro primo oggetto. E invece di avere un nodo, potremmo fare un away. E di nuovo, se la selezioniamo tutta, possiamo andare ad aggiungere delle caratteristiche, quindi mettere ad esempio Highway Primary, perché è una strada di importanza nazionale e, possiamo, e poi eventualmente possiamo aggiungerne Posso altre. fare una domanda? Mi sentite? Sì. È il fatto che tu stai tracciando, per esempio, questa way con i vari nodi, io lo vedo su un fondo nero. Sì, era soltanto per semplificare le cose, poi lo vediamo in pratica, era Ah, questo ma era si giusto vedrà per... poi, non lo so, perché dico, Sì, cosa vuoi mettere un no. astratto nel No, cielo? era giusto per darvi dei concetti di base. No, capito, ok, grazie. Prego. Ok. L'altra cosa che potete fare in questa finestra è se voi tenete premuto col mouse il tasto destro del mouse, e potete spostare la finestra che vedete, il viewport che state vedendo in questo momento. E se usate la rotellina del mouse in avanti o indietro, potete ingrandire o rimpicciolire. Ok. Giustamente Luigi chiedeva, però io sto vedendo uno sfondo nero, di cosa stiamo parlando? Vabbè, se noi vogliamo scaricare i dati di Joe, dal database di OSM, c'è il terzo tasto, terzo bottone in alto partendo da sinistra, che è una freccia in basso con un hard disk sotto. Si apre questa finestra e potete scaricare. Cerchiamo una zona un po' desolata perché. E potete scaricare il pezzo di zona che volete modificare. E voilà, questi sono i dati che attualmente sono inseriti dentro OSM. Di nuovo possiamo ingrandire, possiamo spostarci e possiamo selezionare una way e vedere sempre sul pannello di destra delle etichette quali sono i tag associati. E questo è il nostro primo livello. Possiamo mettere altri livelli però, ad esempio possiamo mettere uno sfondo dal menu immagini aeree, possiamo mettere delle immagini di sfondo, ad esempio mettiamo questa e a questo punto ci inizia già a tornare un po' più chiaro che cosa rappresentano nella realtà tutte queste cose, perché qui vediamo tante strade di campagna. Una cascina, degli edifici, eccetera. Adesso. E noi potremmo vedere che qua, ma adesso trovare delle cose che mancano è sempre difficile, però ad esempio qua probabilmente c'è un fontanile, un canale, qualcosa, e
E io posso andare a disegnare, seguendo le ortofoto, questo percorso. E non sto facendo nient'altro che creare una wave. Adesso io non sono sicuro che questo sia effettivamente un canale, perché uno dovrebbe sempre verificare in loco cosa c'è. Se supponiamo che sia un canale un po' strano perché inizia qui, ma vabbè. Gli dobbiamo dare dei tag, ad esempio, diciamo che è un waterway canale. Michele fa notare che da qualche parte manca un albero, però a questo probabilmente noi possiamo fare un nodo, selezioniamo il nodo e andiamo ad aggiungergli che questo è un albero che si fa col tag natural con valore tree. A questo punto però le modifiche che stiamo facendo le stiamo facendo sul nostro computer. Non sono ancora nel database di OpenStreetMap. Scusa Dire, Andrea, dimmi. per non spaventare chi non ha ancora editato in JOSM, Andrea vi sta facendo vedere giustamente il modo più evoluto per inserire i tag, che è quello No, di vabbè. essere consapevoli del significato, conoscere la sintassi e saperla a memoria. Arrivo anche su quello, eh. Abbiate Primi fede. passi. Però secondo me era importante far vedere che quello che, su cui si basa OpenStreetMap è il concetto di primitiva, e qui abbiamo visto nodi e way, oppure vabbè, questi building qua che sono delle aree, quindi delle way chiuse, e soprattutto il fatto che delle primitive diamo dei tag, e i tag li diamo in questo modo qui. Ci sono, come diceva Marco, giustamente delle scorciatoie. Se non, per sapere come inserire i tag, e c'è un bellissimo menu che si chiama preimpostazioni che vi aiuta in questo. E le preimpostazioni sono già suddivise per tipologia, ad esempio strade, cose che riguardano l'acqua, ad esempio se andiamo qua ritroviamo il canale di prima, quindi giusto per fare un esempio, dove era il canale qua. Cancello i tag, vado sul menu per impostazioni, scelgo sottomenu acqua, poi di nuovo acqua, poi seleziono canale, mi compare questo wizard, io potrei sapere che il nome di questo canale è canale Cavour, magari no, vabbè, canale Pluto. Non è assolutamente indispensabile compilare tutti i campi che il wizard propone, inserite soltanto quelli che sapete, quelli che siete sicuri, gli altri non è detto neanche che siano richiesti. Una volta che premete OK, vedete che in automatico vengono compilate le etichette direttamente dal wizard. Questo ovviamente è possibile anche per i punti. Ad esempio, creiamo un nodo qua. E supponiamo che lì ci sia un bar. Bar qua lo chiama caffetteria, vabbè, la traduzione è un po' così. Seleziono quindi caffetteria, mi compare un bellissimo wizard, nome che diciamo che è Bar Italia e che ha anche dei posti per sedersi all'esterno. Facciamo applica per impostazione. E tra le etichette vengono fuori i tag corrispondenti che avete scelto. Domande? Come si disegna l'edificio è una cosa abbastanza complessa. Ecco, io non vi direi di partire nel disegnare gli edifici. Meglio disegnare qualcosa che è molto più piatto. Perché anche Michele giustamente rilevava che qui non sono disegnati benissimo. Meglio se disegnate qualcosa che è tipo un lago, eccetera, perché disegnare gli edifici non è semplice, magari lo vediamo più avanti. Ecco.
Quello che però mi piacerebbe farvi vedere adesso, se non ci sono altre domande, ad esempio, è come disegnare un sentiero che rilevate con un GPS. Andrea, Sì, dimmi. sono Perugia. Parlando delle preimpostazioni, possiamo dire che ce n'è 60%, 90%, 100%? Se la troviamo lì va bene, se non la troviamo non esiste. Allora, le preimpostazioni servono per facilitarvi il lavoro. Tra l'altro, io non ve l'ho detto, ma uno può anche ricercarle queste preimpostazioni se non sa dove sono, insomma, ci sono altri menu per farlo. Non ci sono assolutamente le preimpostazioni per tutto. Quindi no, non copre assolutamente tutto lo scibile di tag che si possono inserire, che sono stati concordati dalla comunità. Ce n'è un po', probabilmente quelli più frequenti. State attenti perché magari le traduzioni non sono affidabilissime, ecco. Quindi magari date un'occhiata sempre ai tag che vengono inseriti. Quindi potrebbe esserci qualcosa tipo la caffetteria di prima che era qui, che in realtà questo è proprio il tag per un caffè, per un bar, cioè per quello che noi chiamiamo un bar. Quindi gelato è in realtà per una gelateria. Il pub è un pub. Non ho capito la domanda di Lorenzo, scusa. Lorenzo Perrone che mi chiede il tag caffè. Nel preset dei negozi, sì, che è questo. Servizi, cibo e bevande. Ah, nel preset dei negozi. È un negozio che vende caffè. Volendo lavorare con la lingua inglese, è possibile cambiare lingua? Allora, JOSM di default prende la lingua del vostro sistema operativo. Quindi se avete il sistema operativo in inglese, la prenderà in inglese. Se volete cambiare lingua, dovete cambiare la lingua del vostro sistema operativo. Che su Linux è facile da fare e su Windows è praticamente impossibile. Scusa Andrea, Sì? in realtà c'è un'impostazione per cambiare la lingua, cioè il Sì? default è prendi Bravo. quella del sistema operativo, se tu vai nelle Aspetta preferenze, che ci vado, mi fai già conoscere una cosa nuova? sì, vai su aspetto e stile, ok, Lingua, lingua, e ok. a questo punto ci si sbizzarrisce, bisogna fare riavviare JOSM per prendere la lingua, però alla fine rimane fissa quello che uno sceglie. Ok, direi che possiamo andare avanti. Allora. Ah sì, la cosa che non ho letto prima e che non faccio perché ho inserito dati a caso è che preferenze lo trovi sotto modifiche preferenze. Ok, dicevo, come il bo terzo bottone serve per scaricare i dati dal server, il quarto serve per uploadarli. Quindi tutte le modifiche che avete fatto fino a questo momento, se le volete salvare dentro al server di OSM, non dovete fare altro che cliccare il bottone. Vi compare una bellissima mascherina dove vi fa vedere innanzitutto gli oggetti che avete inserito e qui potete inserire una breve descrizione di cosa riguardano i cambiamenti che avete appena fatto, aggiunto canale, non lo so, e specificare la fonte di dati per le modifiche. Ad esempio, non so, ho l'immagine aerea, che in questo caso quella che sto usando adesso, oppure se io sono andato a rilevare le cose direttamente sul campo, posso scrivere survey, eccetera. Queste due cose non sono obbligatorie, ma sono fortemente consigliate, perché così gli altri mapper capiscono che cosa state facendo. Soprattutto che cosa riguarda tutte queste modifiche che vengono raggruppate insieme e a cui verrà dato anche a queste modifiche un identificativo e verrà creata la versione 1 degli oggetti che avete inserito, una versione successiva, quindi con una nuova versione per gli oggetti che avete modificato. E tutte queste modifiche vengono appunto racchiuse in un change set che le mette tutte assieme, che anche il change set ha un suo ID, dove si vedrà che queste modifiche le avete fatte voi.
le avete fatte voi, avete dato un commento e avete specificato qual è la volta dei vostri dati. Ci sono un po' di domande. Per eliminare le modifiche mentre faccio qualche prova, non ho capito la domanda. Ah. Sì, se la domanda è come se si può, per tornare indietro, si preme Ctrl Z oppure, questi pulsanti qui in alto a sinistra dove ci sono le due freccette servono per annullare i cambiamenti fatti in sequenza, quindi così torno indietro, vedete che iniziano a scomparire cose, e se le voglio rifare le reinserisco con l'altro pulsante. Qui ho dimenticato qualcosa, ah sì, altra cosa utile, questo back è stato utile per questo, se nei dati che state per caricare a JOSM non torna qualcosa, vi mostra una maschera dove vi dice guarda che quello che stai per inserire forse non è totalmente corretto. In questo caso ci sta avvisando che stiamo inserendo una way, quindi un percorso, che non ha etichette, quindi che non ha tag. Annulliamo, nella finestra di validazione in basso a destra vediamo qual è la way, ci dice che ha 0 tag e 11 nodi e possiamo andare qui e inserire di nuovo e possiamo inserire i tag che mancano. Allora, preimpostazioni, acqua, canale Pluto. A questo punto se io riclicco per fare l'upload non compare più la finestra e ritorno alle informazioni che stavamo vedendo prima. Se clicco su carica le modifiche, a questo punto le modifiche vengono inserite direttamente dentro al database OpenStreetMap. Ok, adesso cancelliamo qua. Vabbè, mi sta avvisando che non ho salvato i dati, ma giustamente perché non li volevo mettere dentro a OS. E proviamo a... Qui ci sono un po' di tracce GPX che ho fatto in passato, ne prendiamo una a caso, ad esempio questa, la posso trascinare direttamente dopo OpenStreetMap e vi compare tra i livelli la mia traccia GPX. In questo caso credo che non sia dalla forma una traccia di montagna, ma fa lo stesso. Posso scaricare i dati relativi, va bene, posso anche far finta che non ci siano dati in quella zona, così magari l'esempio è un po' più didattico, facciamo un nuovo livello così, e ci mettiamo sempre sotto delle ortofoto, le esteri sono sempre molto buone come ortofoto da usare, e a questo punto io posso andare a disegnare la strada che ho fatto. È chiaro che in questo caso siamo in un contesto urbano dove l'ortofoto è, voglio dire, un'ottima visibilità perché non c'è vegetazione, non c'è niente, eccetera. Se voi foste dentro un bosco, l'unica cosa che vedreste è la macchia verde del bosco e la vostra traccia che avete fatto. A quel punto quella è fondamentale per riuscire a ricalcarla e inserire le informazioni in JOSM. Ad esempio, supponiamo che vogliamo inserire questo pezzo di strada, io non faccio altro che ricalcare con il mouse tutti i pezzettini di traccia che ho rilevato, che il mio GPS ha rilevato, okay. Ovviamente se fosse un sentiero la cosa sarebbe un po' più lunga perché non avremmo tutte queste rette, eccetera. Queste lunghe rette. Di nuovo dobbiamo dare dei tag, possiamo di nuovo affidarci o alle impostazioni, andare a vedere strade e percorsi, se c'è qualcosa che... ci serve, supponiamo che questo sia un sentiero, a questo punto noi clicchiamo sulla voce sentiero e andiamo a inserire alcune delle informazioni che ci vengono proposte.
mettiamo che questo si chiami, non so, sentiero dell'acqua, sempre che un nome ce l'abbia, perché non è detto che tutte le cose abbiano un nome, ovviamente. Vabbè, per il momento va bene così, diamo applica. Sì, deve essere un nome ufficiale, oppure deve essere un nome, allora sul tag name deve essere un nome che sì, ufficiale, se invece il sentiero fosse chiamato dagli abitanti del luogo in un determinato modo, ma non è un nome ufficiale, è soltanto un modo per identificarlo dalla popolazione locale, si possono usare altri tag, ad esempio il tag lock name, e mettiamo che si chiami in questo caso sentiero Gnaviera. Non mettete nomi, ovviamente, che non sapete o di cui non siete sicuri, così come non cercate di non inserire informazioni andando a indovinare, ecco. Cioè, una delle regole di OpenStreetMap sarebbe quella di verificare sempre le informazioni che state inserendo. Verificarle sempre quindi vuol dire essere sul posto, avere una conoscenza diretta. Per quanto mi riguarda, io, Marco, poi dimmi anche tu, Andrea pure, io farei che fermarmi qua, perché mi sembra di aver già messo un po' di carne al fuoco. E mi piacerebbe che nella settimana che passerà prima della prossima, cioè prima della prossima riunione, prima del prossimo diciamo, appuntamento con questo corso, facciate un po' di pratica e proviate a utilizzare JOSM per inserire le informazioni che avete rilevato. Prendete un ricevitore GPS, andate a fare un sentiero in montagna, anche piccolo, anche, possono bastare anche 400 metri, 500 metri, giusto per riuscire a provare il flusso completo. Faccio la traccia GPX, la carico dentro JOSM, la ricalco, ci metto dei tag, provo a fare l'upload, vedo che non mi dà nessun errore e faccio il commit dei miei dati. E Andrea, potresti magari, anziché farci vedere le foto aeree, farci vedere la mappa, prendere come immagini aeree lo sfondo standard di OpenStreetMap? Sì, allora un'altra cosa che non vi ho detto, che è probabilmente utile, è che nei livelli c'è un occhiolino vicino a ogni livello. Se io clicco sull'occhiolino posso fare comparire e scomparire un livello, e questo può essere utile. Marco diceva di caricare la mappa di OpenStreetMap, che è questa. E ti chiedevo di far vedere questa, perché non vorrei che ci fosse la tentazione, io vado in un'area dove vedo poche cose mappate, e mi metto direttamente a mettere la mia traccia GPX o le informazioni che conosco. Quell'informazione è già presente in OSM o no? E quindi la prima regola, prima di disegnare qualsiasi nuovo elemento, è quello di scaricarsi la zona per sapere, vedere cosa conosce già OpenStreetMap. E noi aggiungiamo quello che manca. Spesso e volentieri nelle tracce GPX che facciamo, se non sono già interamente tutte in OpenStreetMap, magari mancano solo dei pezzi, delle diramazioni del sentiero che abbiamo fatto, mentre altri pezzi possono essere già presenti. Se buttiamo dentro tutta la nostra traccia GPX, è alto il rischio di duplicare, ovvero sia JOSM ma anche OpenStreetMap non sono in grado di capire che quell'informazione ce l'ha già, e quindi avverrebbe una duplicazione dell'informazione. Il mio consiglio su questo compitino che vi stiamo dando è quella di guardate che cosa c'è vicino dove abitate voi o vicino a una zona che conoscete particolarmente bene, che magari è quella dove andate a fare le escursioni, eccetera, e vedete di identificare
qualcosa che manca. E a questo punto poi fate la rilevazione direttamente sul campo. Perché secondo me si riesce a prendere confidenza proprio dalla vostra conoscenza, utilizzando la vostra conoscenza e cercando di mettere questa conoscenza direttamente dentro OpenStreetMap. Allora, Gianluca chiedeva quale app migliore per smartphone per fare tracce GPX. Ecco, allora diciamo che in realtà le tracce GPX lo smartphone le fa uguale con tutte le applicazioni. Questo non ce n'è una migliore delle altre, perché dipende molto dal chip che ha lo smartphone. Il mio consiglio è, se possibile, di non usare uno smartphone. Perché i chip dentro agli smartphone sono quelli che fanno le tracce meno buone. Quindi, certo che se non avete nient'altro utilizzatelo pure, ecco, cioè, sugli altri strumenti che però potete utilizzare, ad esempio ci sono ricevitori GPS come i Garmin, che vanno da tutte le fasce di prezzo, oppure molto economici sono anche i GPS data logger, che non fanno altro che senza display, senza niente, hanno solo un antennino GPS e registrano il percorso quando voi lo mettete su on e smettono di fare il percorso quando lo mettete su off. Se devo fare delle tracce GPX con il cellulare, io in genere uso Osm Tracker, perché Osm Tracker mi serve per inserire anche altre informazioni, per registrare anche altre informazioni oltre alla traccia, ad esempio foto, ad esempio prendere note, eccetera. Perché ad esempio ve lo faccio vedere rapidamente, ma non per questo siete obbligati a usarlo e dovete imparare a farlo subito. È possibile poi correlare tutte queste informazioni che vengono registrate dalla traccia GPX. Ad esempio, in questo caso io ho una traccia GPX molto brutta, perché è fatta in centro a Biella col cellulare. Infatti adesso rimettiamo lo sfondo di OpenStreetMap giusto come esempio, però la convenienza è che io ho georeferenziato determinate foto e le posso vedere direttamente dentro a JOSM, e ho preso anche determinati appunti che mi ricompaiono direttamente sulla mappa. Posso anche registrare messaggi vocali e altre cose. In realtà, una volta che voi registrate con Osm Tracker, lui a un certo punto vi consente di esportare il GPX e le foto che avete fatto. Le prendete, le mettete tutte in una bellissima cartella. Io ad esempio questa, rifacciamo il processo così, giusto per completezza. Basta che trascino il GPX, tutto il resto è già referenziato, oppure invece di trascinarlo posso direttamente aprire la traccia e compare tutto quello che mi serve. C'è differenza, questa è una domanda intelligente, tra ciò che si inserisce con JOSM rispetto a quello che si aggiunge con l'applicazione web, che in questo caso sarebbe l'editor che si chiama ID. Tecnicamente vi permettono di inserire tutte e due informazioni dentro OpenStreetMap, quindi se siete molto bravi con ID dovreste riuscire a fare quasi tutto. Quello che però ha JOSM di differenza è una potenza applicativa totalmente diversa, la possibilità di avere più layer, la possibilità di vedervi le vostre tracce GPX, la possibilità di vedervi le vostre foto, la possibilità di usare 100.000 plugin che magari vedremo le prossime volte. Tutte queste cose invece con ID non sono possibili. All'inizio avete detto che se lavori da desktop, vabbè, però ci sono dei vantaggi, adesso non ricordo più, se invece scarichi JOSM, proprio l'applicazione, non mi è sfuggito qualcosa lì. Allora, ti rifaccio il workflow che abbiamo... il primo pezzettino. Allora, quello che ho detto io all'inizio era che per prima cosa bisogna registrarsi per chi non è ancora registrato, però credo che tu su questo sei già più avanti. Di scaricare Java da java.com, perché per JOSM serve Java,
E poi la prima volta per usare JOSM dovete andare su questo sito, che ve lo incollo anche in chat. Sì. E da qui potete potete lanciare JOSM per la prima volta. Per lanciare JOSM la prima volta dovete cliccare qui dove c'è scritto startjosm.jnlp newest tested version. Cliccate, comparirà una maschera, sarà diversa da sistema operativo a sistema operativo, però non fate altro che aprire questo file con Java Web Start. Java Web Start è un modo per scaricare un programma, in questo caso JOSM, e tenerlo costantemente aggiornato. Quindi voi ogni volta che lo lancerete, la prossima volta, non lo farete più da qui, questo è necessario solo la prima volta, avrete un menu, ad esempio io ce l'ho qua, comparirà direttamente in un menu del vostro sistema operativo, e una volta che cliccate, Java Web Start automaticamente controllerà che voi abbiate l'ultima versione, se non l'avete la scaricherà direttamente e poi l'avvierà. Ok. Gabriele dice, se io ho salvato delle cose direttamente dentro al database di OSM e mi accorgo che ho sbagliato, posso tornare indietro e ripristinare cose precedenti? Beh sì, ci sono diversi modi per farlo a seconda del che cosa, quali errori abbiamo fatto o meno. Cioè, se io ho semplicemente cancellato un nodo, potrei fare la cosa più facile per voi che vedete JOSM per la prima volta, è quella di reinserire direttamente il nodo. Oppure lui dice ho cancellato una piazza, ecco, forse una piazza è già un po' più un po' più complicato, ecco, ma non ve lo farei vedere adesso però come si fa, perché rischierei di mettere troppa carne al fuoco. Comunque sì, dentro JOSM ci sono degli strumenti per ripristinare un oggetto cancellato, o un oggetto, addirittura tutto un change set. Magari Gabriele appuntatela e questa domanda ce la rifai più avanti se non la trattiamo, ok? È possibile sovrapporre un'ortofoto che ho in locale già georeferenziata, per esempio in GeoTIFF? Probabilmente sì, io non l'ho mai fatto, è possibile anche addirittura, comunque c'è un plugin apposta, mi sembra si chiami PicLayer, sovrapporre una foto non georeferenziata, la georeferenziate voi, la strecciate in modo da farla combaciare con gli oggetti che ci sono al suolo. Quindi immagino che sia possibile, però ovviamente, e su questo non l'abbiamo detto prima, ma è una cosa importante, ed è importante non solo per l'ortofoto ma per tutte le cose che vengono inserite dentro a OSM, è che io devo inserire delle cose, solo delle cose che sono autorizzato a poter inserire. Allora, che cosa vuol dire? La semplifichiamo molto. Se io vado e rilevo un sentiero, l'ho fatto io con la mia traccia GPX, non ci sono problemi, inserisco il bar perché ci sono passato davanti, lo conosco, non ci sono problemi. Le ortofoto, se voi utilizzate le ortofoto che vedete già disponibili nel menu di JOSM, che trovate sotto il menu immagine aerea, a parte che io qua adesso c'è una valangata, quelle di default non sono così, ne avrete di meno, non avete problemi a ricalcare da quelle ortofoto. Se volete ricalcarle ad esempio dalle ortofoto di Google, la risposta è no, non potete farlo, perché le ortofoto di Google sono copyright di Google e quindi non si possono utilizzare, come non si possono utilizzare come non si può utilizzare Google Street View, perché anche quello è un copyright di Google e quindi non si devono derivare informazioni da Google Street View, eccetera. Inserire una foto da un drone, sì, è possibile farlo, per chi viene ai nostri incontri mensili, una volta Cristiano Giovanni aveva fatto vedere come si faceva. Non è una cosa ovviamente alla portata di chiunque, uno perché bisogna avere un drone e bisogna avere delle ottime conoscenze di cartografia per riuscire a farlo. Gianluca invece chiede, come si aggiungono ortofoto autorizzate nel menu?
Allora, nel menu ce ne sono già, aspetta, adesso vi faccio vedere un JOSM più pulito, datemi solo un secondo. Ok, questa è la visualizzazione di default che dovreste vedere sulle immagini aeree una volta che avete installato JOSM. Quindi queste le vedete già di default. Se voi volete aggiungerne delle altre, e questa è un'ottima domanda, tornate nelle preferenze, che potete accedere direttamente da qui, preferenze delle foto aeree, vi viene fuori questo bellissimo menu, dove sotto ci sono quelle che voi avete nel menu e sopra c'è un elenco di immagini, di ortofoto che potete utilizzare. Quelle che vi consiglio di installare immediatamente, sempre che le trovi subito, sono le PCN 2006 e le PCN 2012. Dopo vediamo se riesco a allargare questa finestra. Ok, ecco, qua ci sono delle ortofoto italiane che potete utilizzare, quello che vi dicevo io di installare almeno per le nostre zone, ammesso che abitate tutti in Piemonte, sono, vabbè, queste sono valide su scala nazionale, se abitate da qualche altra parte ci sono altre ortofoto disponibili come in Lombardia, in Alto Adige, in Sicilia, in Sud Tirolo. Quindi una volta che selezionate una di queste non dovete fare altro che cliccare su attiva e viene messa direttamente nel menu sotto. Di nuovo cliccate su attiva e vi viene messa nel menu sotto, date ok e magicamente adesso ci sono. Le CTR del Piemonte non sono utilizzabili, sì, non sono utilizzabili, cioè non si devono utilizzare, perché non hanno una licenza compatibile con quella di OpenStreetMap. E torno un attimo sulle app per registrare i GPS. Io sono tifoso di Osmand rispetto a Osm Tracker, al quale avevo dato solo un'occhiata. Chiedo conferma che alla versione attuale la possibilità di scaricarsi e quindi poter avere le mappe offline non le ha a tutt'oggi Osm Tracker, richiede una connessione. Se vuoi vederti la mappa di OpenStreetMap come sfondo ti richiede una connessione dati, ma puoi anche prendere nota di tutto senza voler vedere una mappa comunque. Io trovo molto utile se lo scopo del mio giro è aggiungere cose in OpenStreetMap, trovo molto utile avere mentre mi muovo sul mio smartphone, vedere cosa c'è in OpenStreetMap e quindi anche sentieri eccetera. Quello che mi piace di Osmand rispetto a Osm Tracker è che vi permette di scaricare a livello di regione, quindi vi scaricate tutto il Piemonte, tutta la Val d'Aosta e poi avete offline, non richiede la connessione per avere lo sfondo e la trovo una caratteristica. Volevo intervenire, Marco. Prego. Sì, non lascia più scaricare le mappe da OSM Tracker. È uscita questa mattina una nuova release, ma bisogna compilarsela. Io attendo che esca quello ufficiale perché è un fork del progetto. Anch'io, tu lo sai, anch'io sono un tifoso di Osmand che fa tutte le stesse cose. Devo dire, a favore di OSM Tracker c'è la possibilità di personalizzarsi i pulsanti, perché, per cui se uno vuole farsi tutti i lampioni di Corso Vittorio si crea il pulsante lampione, tac 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 tac, se li fa tutti, mentre farlo su Osmand è decisamente più complicato, però è molto più versatile per certi aspetti. Sì, ok,
Lorenzo segnala Vespucci, per carità, se vogliamo fare editor sullo smartphone, io non sono un patito di quella funzione, però c'è chi ha la vista migliore della mia per i civici, per esempio, certo. C'è anche Geo Paparazzi che permette di personalizzarsi. Aspetta un secondo, però parliamo un attimo di Vespucci, perché vorrei che fosse chiaro che Vespucci è un editor a tutti gli effetti, quindi è esattamente l'analogo di JOSM, che gira o su un telefono o su un tablet, fatto in modo diverso, probabilmente meno potente, eccetera, ma comunque è un editor. Io con quello inserisco direttamente i dati dentro OpenStreetMap mentre sono in giro, mentre OSM Tracker, questa, o OSMand in questo caso, questa funzionalità, cioè, no, OSMand in realtà ce l'ha per alcune cose, però OSM Tracker ad esempio questa funzionalità non ce l'ha, lui prende soltanto note e poi lo devi inserire con direttamente con un altro editor. C'era Gabriele che faceva una domanda per la seconda volta sull'utilizzabilità delle mappe, quindi penso sia interessante per tutti, magari Andrea se vuoi fare un commento su questo. Stavo dicendo, per sapere quali mappe utilizzare, allora se voi ne prendete una dal menu che avete visto prima non ci sono problemi. Tutti gli altri dovreste già avere dei dubbi perché non le trovate nel menu per impostazione. E i problemi di licenza sono abbastanza complicati. Adesso io non vorrei annoiarvi tantissimo qua, però giusto per fare un accenno, la licenza che viene usata da OpenStreetMap si chiama ODBL, che è Open Database License, che ha alcune determinate caratteristiche. È una licenza per chi viene dal mondo open source che è di tipo copyleft, per fare un'analogia, e quindi è una licenza virale, mettiamola in questo modo, con obbligo di attribuzione e quindi di condivisione allo stesso modo delle informazioni. Non tutte le altre licenze, anzi in realtà molto poche, sono direttamente compatibili con la licenza ODBL. Sicuramente è compatibile qualcosa rilasciato in CC0, ovvero in Creative Commons 0, che è una licenza molto analoga al public domain. Su tutto il resto ci sono livelli di compatibilità, posso dire, che si possono affinare per rendere compatibili con quelli di OpenStreetMap, intervenendo però il più delle volte direttamente con il licenziatario, cioè chi possiede il dato o l'ortofoto. La YODL 2.0 cosa ne pensi? La YODL 2.0 è direttamente compatibile, quindi non c'è lì, quella va bene. Per fare però un altro esempio di non compatibile, senza fare, è la CC BY, che è una delle licenze più utilizzate, ad esempio la Regione Piemonte usa quella, quindi la CC BY non è compatibile. Per riuscire a importare cose da dati, nessuna versione di CC BY, no. Hanno tutti i problemi un po' diversi tra di loro, comunque nessuna versione. Nella versione 2.5 quello che serve è, bisogna contattare il licenziante perché la modalità di attribuzione è da sistemare. Insomma, bisogna farsi dare una manleva apposta per riuscire a far sistemare il tipo di attribuzione che viene data da OpenStreetMap. Nella 3 e nella 4 invece ci sono anche altre problematiche che riguardano la modalità di distribuzione del database, però a questo punto non voglio annoiarvi. In teoria questo corso sarebbe un corso per mapper piemontesi, quindi faccio un accenno soltanto al fatto che la regione Piemonte rilascia tutto in CC BY e quindi è praticamente tutto inutilizzabile. Anche la provincia di Biella, per fare un altro esempio, rilascia tutto in CC BY, ma abbiamo una manleva per usare quei dati. E Lorenzo sta segnalando, Bologna è più brava della regione Piemonte, sta segnalando la pagina web del comune di Bologna, dove c'è la CC BY 4.0 ODBL Compliant, che io non conoscevo, ma che... Ma in realtà quelli sono degli addendum che vengono dati
Uno dei modi per rendere le licenze compatibili con la ODBL è quella di, una, vabbè, come dicevamo prima, è quella di contattare il licenziante e chiedergli una manleva, insomma. L'altra è quella che il licenziante già di suo dica, faccia degli statement aggiuntivi, come in questo caso che fa Bologna, dove dice: guardate, io rilascio tutto in CC BY 4.0, però se sei OpenStreetMap, vabbè, i miei dati li puoi usare lo stesso, che è un po' il succo del discorso. Non sono tanti a fare questo, so che lo fa sicuramente Bologna, se ricordo bene lo fa anche Milano, per alcuni dataset, neanche per tutti, credo per due o tre, e forse c'era ancora qualche esempio in giro per l'Italia. No, come vi dicevo prima, secondo me quello che potete fare in questa settimana è uscite con lo smartphone, uscite con un data logger, registrate delle informazioni, che può essere il sentiero che avete dietro casa, che siete in collina e che non c'è dentro OpenStreetMap, e questo l'avete verificato prima di uscire, ovviamente, cioè, quindi guardate su OpenStreetMap nella vostra zona quali dati possono mancare, uscite, ne registrate qualcuno con un GPX o con OSTracker, eccetera, non strafate, nel senso che ponetevi un singolo obiettivo e cercate di fare quello, quindi può essere il sentiero, possono essere i 10 numeri civici che ci sono dentro a una strada, può essere il determinati bar che nella vostra zona non ci sono, poi dopo che avete fatto il giro tornate e cercate di inserire queste informazioni dentro a JOSM. Direi che possiamo salutarci a questo punto. Grazie a tutti per la pazienza e se avete feedback vi aspettiamo. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao Marco e Andrea. Ciao, e gli altri. Saluti a tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao.